Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Fear. Se non erro, eravamo arrivati alla nona missione. Vediamo. Decadenza urbana. Cagnolino, eccola qui. Perfetto. Gli obiettivi sono mettere al sicuro Harlan e Alice Wade ed eliminare Paxton Fettel. La prepista dovrà cercare di raccogliere informazioni sulla struttura e sugli obiettivi delle forze di sicurezza dell'Armachef. Sì, perché nell'ultimo episodio avevamo attraversato l'area urbana e poi ci avevano portato qui, in questa intervallo 9 incursione, in questa zona segreta. Benissimo, ci sono le torrette, la cosa non mi piace. Come facciamo? Perché vorrei esplorare, quindi sono costretto ad eliminarle, vediamo. No, però ho 79 colpi. Sì, bella mira del cazzo. Dai. Ma può morire questa cosa, forza? Ok, vai così. Ragazzi, io le torrette le elimino, anche perché voglio esplorare un pochettino. Non si può sapere mai, troviamo un bel potenziamento. Lì intanto vedo un bel... Ok, qui possiamo aprire, ma prima di andare avanti dobbiamo selezionare qui. Adesso un attimino che seleziono il timer, tra virgolette, con il mio orologios. Ok. Anche se odio indossarlo mentre gioco perché mi dà un senso di fastidio terribile. Oh cazzo! Sì, ma là ci devo andare, perciò prima o poi ci andremo, non vi preoccupate. Vediamo se da qui posso girarla. Credo proprio di sì, però. Ok. No, cazzo. Via. Adesso vi chiederete perché non puoi usare lo slow motion. Perché naturalmente c'è qualcosa. Allora, andiamo avanti. No, devo eliminarlo, ragazzi. Voglio almeno capire cosa c'è. Allora, mi curo. Botta di salvataggio veloce. Mi ridia la... Proviamo con questa, anche se è una pazzia. Muori? Assolutissimamente no. Si è buggata? Voglio ricaricare un attimino, sì. Perché non voglio sprecare colpi di quel prezioso fucile che è come il pane. Ok, non so come si è buggata. Perché noi eravamo lì. Però come vedete c'era anche un... Come cavolo si chiama? Posso salire? Maledizione. Devo capire se è questa la strada giusta o meno. Perché voglio vedere se mi lascio scappare qualche piccolo potenziamento. Sì, ma da qui vado troppo 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 lontano e la cosa non mi piace. Allora, ritorniamo indietro. Lo so che è noiosissimo da vedere, ragazzi, però non voglio perdere il nulla su questo magnifico titolo. Quindi vabbè, lasciamo stare questo, tanto non ce n'erano oggettini di valore, quindi andiamo un pochettino avanti. Ragazzi, siamo vicini alla fine con questo titolo, anche perché mancano veramente pochi episodi, cioè siamo all'intervallo 9, arriva fino all'11, quindi diciamo queste tre missioni saranno granate. Beh, non ci servono. Andiamo avanti, cerchiamo di velocizzare un pochettino il tutto perché non voglio rendere il gameplay assolutissimamente noioso. Quindi, siamo qui. Ok, entriamo qui. E rifacciamoci il percorso. Come vedete non ci sono molti bivi, tra virgolette, però riusciremo a raccogliere il più possibile. Spero di poter arrivare almeno a 200 di salute, quindi ci mancano altri 3 potenziamenti. Andiamo avanti. Però non capisco perché mi rallenta il PC. Come che se non volesse correre. Il salvataggio check poi. Un attimo. Opzioni. Controlli. Abbassati. Attiva camminata. Attiva cammina. Vabbè, facciamo una cosetta. Media home. Eccoli qua. Uno. Non l'ho capita questa, ragazzi. Ok,
Non mi corre il PG, sarà perché ho giocato ad altri titoli online e qui. Guardate che figlio di troia, con il braccio proprio. Ah, ragazzi, sono un cretino e basta. Ero abbassato. Allora, andiamo avanti da qui. Beh, dopo qualche partita con gli FPS online è normale che. È qui! Però ho migliorato da. Oh cazzo! Riparatevi! Fate qualcosa con lui! Non ho finito di cancellare questi dati! Mi serve più tempo! Mi sparano addosso! Fuoco! Merda! Non vedo niente, ragazzi. Scusate se non parlo, ma non ci sto capendo un cazzo. Allora. Non riesco a capire. Oh, finalmente ho di nuovo le mie gambe. Adesso mi ricuro. Sto cercando di riprenderci la mano perché. Però questo figlio di puttana è sempre chiuso qui, ma andiamo avanti. Scusatemi, ma non riuscivo a capire come correre. È qua giù. Vai. Ma quanti colpi ho? 30. Raffiche brevi. Ok, devo assolutissimamente cambiare arma, ma non con questa, andiamo con quella. Ok, ho ritrovato le munizioni, la cosa è positiva, ce la possiamo anche fare, ragazzi. Un attimino di pazienza. Cerchiamo di. Ok, qui c'è di tutto. Sembra che il modello genetico fosse quello di un potente sensitivo. Logico. Se vuoi un comandante telepatico, ti serve qualcuno con capacità telepatiche. È chiaro una cosa. Fu lei a dare alla luce i prototipi. Wade non era convinto che le caratteristiche psichiche fossero genetiche. Riteneva ci fossero maggiori chance di trasmissione se la gestazione del feto fosse avvenuta all'interno del soggetto. Quindi erano messe in coma, in attesa di un bambino costruito geneticamente, e poi hanno indotto il travaglio. Che storia. Ok, io non ho avuto modo di capirci un cazzo perché naturalmente mi hanno attaccato, ma arrivando a questo punto sono dettagli, ragazzi. Se avete difficoltà, per esempio, a leggere, vi consiglio di stoppare il video, almeno leggetevelo con calma. Naturalmente voi non state giocando, quindi potrete apprezzare di meglio la storia. Io fino a questo punto l'ho capita. Reduce dal fatto che anche io lo giocai questo titolo a suo tempo e quindi, bene o male, ricordo qualche frammento, però. Adesso vediamo di perdere tempo in chiacchiere inutili e cerchiamo di dare una svolta a questo gameplay. Ok. Ma no, qui non c'era il grassone di merda. Non so perché. Mi laggo un pochettino. Norton, credi davvero di poter cancellare le prove facendo a pezzi i documenti e cancellando dischi fissi? Genevieve Aristide si è scavata la fossa e dovrà trovare il modo di starci comoda. Tu potresti anche non fare il suo cagnolino ed evitare di saltarci dentro. Ok, non so chi era quel tipo, ma credo sia Harlan Wade, il padre di Alice. Ma il nostro obiettivo è trovarli e metterli al sicuro. Da questa. Aiutatemi! Ok, due sono andati. Qui non c'è più nessuno. Raccogliamo tutti i medikit, curiamoci e cerchiamo di non farci ammazzare più. Almeno di non farci ferire. Seguitemi! Mi serve aiuto! Comunque, se qui ci sono forze dell'ATC significa che ancora Paxton Fettel non è arrivato, perché le forze dei replicanti si trovano ancora fuori. Quindi ce la potremmo anche fare a raggiungerlo. Però questi spazi aperti non è che sono una cosa positiva, ragazzi, qui ci arano. Qui se non erro siamo nella parte superiore, infatti, dove ci avevano tenuto quella bella imboscata. Oh, fucilozzi, venite a me. Ok. L'hai preso? Grandissimo. Cerchiamo di esplorare il più possibile. Qui non c'è nulla. Lì c'è quello e lo devo andare a prendere. Assolutamente no.
Ok. Anche questa zona, tra virgolette, completata. Andiamo avanti. Stavo dimenticando il meglio del meglio. Il giubbino più la sparachiodi. Cose che utilizzeremo adesso perché... tanto non mi puoi colpire. Ok, stiamo attenti un attimino. E io ti frego. Vado da qui. Però adesso devo vedere se manca qualche cosa. Facciamo una cosetta, ragazzi. Una piccola pazzia. Vado a eliminare quella torretta. Perché se mi lascio scappare qualche potenziamento, come vedete, già ci fanno veramente male quando non abbiamo l'armatura. Eccolo lì. Ce la fammi dare quello. Fatto. Come vedete, un po' di pazienza, però. Che arma è questa? Voglio provare. Cannone a ripetizione. Ah, già l'avevamo provata in un video precedente ed era abbastanza cattiva. Ok, abbiamo preso il nostro potenziatore di riflesso. Andiamo avanti. Sta per esplodere. Ok, io mi allontano. Sta per esplodere. Perché gli effetti di fumo sono fatti veramente bene. Voi non vedete un cazzo. E nemmeno io. Ok. Però... dai, ok. Sì, io le elimino, ragazzi, perché non voglio perdere assolutamente niente. Però qui non c'è un cazzo e abbiamo perso soltanto tempo. Abbiamo aggirato l'ostacolo, ergo ci dovrebbero essere delle munizioni. Mancano monelli. La sparacchiodi utili anche. Mamma mia, proprio in the face. Vabbè. Sta arrivando, ti ho visto. Due colpi ci vogliono per eliminarli se li prendete in faccia. Però, ritorniamo al nostro buon vecchio mitrozzo. Ok, fuori un altro. Naturalmente quando sentirete dei versi strani da parte dei nemici significa che stanno crepando. Tipo forza, fatevi sotto. Dove siete? Riesco a capire perché c'è questo momento di lag, ma... arriva! Cosa servite? Mezze seghe! Lasciamo stare. Ah, il grassone sta dalla parte di quei figli di puttana. Aiutatemi! Attenzione al pompazzo. Volevi. Anche perché eravamo vicino a un barilotto esplosivo e ce la prendevamo direttamente in quel posto. Tipo come lui, via. Abbiamo anche delle ottime granate. Dove siete? Sto entrando. Alle gambe. Vai così. State bene? Sì, sì, stanno... e tu stai bene? Va bene, ok. Come vedete non c'è bisogno di dire sempre e solo parolacce per fare le battute, ragazzi. Quindi ognuno la pensi come vuole. A me non me ne frega assolutamente una ceppa. Andiamo avanti. Un emerito membro. Attenzione alle spalle perché... ok. Scendiamo. Non so, il mio PC in teoria non dovrebbe mai laggare. Mai. Ok, fuori. Beh, se cerco di giocare qui come un FPS arena o un FPS free online, siamo messi veramente male. State allerta. State allerta. È qui. È qui. Solo per voi, ragazzi, Toxic Gamer vi... ok. Di sicuro lì non c'è più nessuno. Vediamo. Mi dia tutto. Alla cagata.
Qui ci vogliono fregare. È di brutto. Perché vedo persone ma non so come raggiungere. Ah, ci stanno chiudendo. Ma naturalmente adesso ce la faremo, non preoccupatevi. Ok, qui è tutto closes. Andiamo. Qui. No. Affanculo. Nemmeno la... Volevi fregarmi con le mine. Volevi. Va bene. Facciamo un po' di attenzione. Mi sono fatto fregare dei danni da caduto. Ho pochissime. Sempre in testa, ragazzi. Due colpi e già ve li togliete dalle scatole. Con qualsiasi arma. Naturalmente qui ti fregano, perché ti mettono il medikit alle spalle del nemico. Così lui ti può prendere da dietro in tutta tranquillità, ok? Cioè, stronzate. Io ho sparato 30 colpi. Ma qui ho dimenticato nulla. Assolutamente no. E ho perso anche il tempo, perché non so più da quanto sto registrando. Ma ragazzi, lo faccio per voi, solo per voi. Comunque vedo che stiamo arrivando quasi ai 100 iscritti e la cosa mi riempie naturalmente di gioia. Ma è tutto merito vostro. Attenzione. Attenzione che qui c'è odore di inchiappettata. E quello, ragazzi, se non erro, è un potenziamento di salute che devo avere. Vediamo. Eccoti qui. Tu sarai mio. Da come corre il figlio di Troia. E come faccio ad arrivare qui? Vediamo se c'è un modo. Allora, proviamo da qui. Bella cagata. Andiamo. Beh, credo debba arrivarci da sopra. È qua giù. Guardate la mira da pro, ragazzi. Ecco come giocano i veri pro. Adesso qualcuno si incazzerà a bestia e comincerà a dire: sì, ma tutti i vanti di... Ragazzi, si scherza. Però quando ci sono quei momenti in cui riesci a fare qualcosa e non ti colpiscono. Ok, andiamo avanti. Uno lo deve dire. Non deve dire che è forte. È inutile nascondere la provagine, ragazzi. Adesso, per esempio, dopo di qui dovrei andare a registrare un altro episodio su Dark Souls, perché abbiamo un altro scontro col boss. Però lì sarà veramente dura. Però qui non ci voglio andare, perché non so dove andare. Un attimo, perché voglio andare a prendere innanzitutto qualcosa. E lo prenderemo, ragazzi. Non in quel posto, ma prenderemo quello che ci serve. Come vedete, adesso la componente horror è andata di nuovo scemando, però non ci... Dov'è? Piano. No, non sono riuscito a prendere. Peccato, la prepista FIA è giunta in prossimità dell'ingresso della camera di sicurezza. Le forze di sicurezza dell'ATC stanno opponendo resistenza. Norton Mapes sta distruggendo le prove dell'attività dell'Armacham all'interno della struttura. Harlan Wade si trova all'interno, ma la sua posizione non è esatta, non è nota. Alicia Wade non è stata localizzata. L'obiettivo principale è ancora la cattura di Harlan e Alicia Wade e l'eliminazione di Fettel. Ulteriori sforzi andranno fatti per recuperare le prove incriminanti delle malefatte dell'ATC. Allora, io salvo, però prima di salutarci, deviazione, ok, voglio vedere se mi ricarica dal punto precedente, per vedere se riesco a ottenere quell'oggettino. Merda, non mi dite, mi devo rifare, eccolo qui, cagnolino. Vediamo se è questa. Eravamo qui, se non erro, giusto? Allora, facciamo una cosetta. Vediamo se ce la faccio a farla veloce veloce. Se no, sti cazzi e buonanotte. Perché non voglio perderci mille ore. Ma qui stiamo ritornando indietro, se... Sì.
Ed è proprio quello che dobbiamo fare, ritornare indietro fino al punto in cui c'era. Eccoci qua allora. Per arrivare lì c'è quella cosa. Adesso. Io come ci arrivo? Che è un problema. È veramente, veramente fastidiosa. Ecco i pro. Ragazzi, allora. Energia aumentata. Quindi termino qui questo video dopo questo lampante esempio di ProAgere, ma naturalmente sto scherzando. Mi raccomando, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo col prossimo episodio e un saluto a tutti voi. Ciao!